altri. C'è qualche comune che ancora non ce l'ha il metano, è il terzo anno che abbiamo la metanizzazione. 1.660.000 euro di investimento, l'ultimo grande finanziamento che si è potuto avere ad Acqua Formosa, perché non credo che nel futuro, mi auguro che ci possano essere anche finanziamenti di 3 milioni di euro, ma avere un finanziamento di questo genere non è una cosa di tutti i giorni. Adeguamento scuole, 70.000 euro, abbiamo fatto quel piazzale all'ingresso delle scuole, vi ricordate quando si andava a votare ad Acqua Formosa, quando non c'erano le bettonelle, piene di buchi, un degrado incredibile. Adesso dobbiamo trovare il degrado su, diremo. Riqualificazione urbana, capiti, 173.000 euro. E poi il consolidamento, quello che ha cambiato volto ad Acqua Formosa, e ci vuole pure fortuna, e per carità di Dio. E un sindaco non deve essere fortunato, perché tu voti un sindaco e poi decidi a priori che deve essere sfortunato. Io se voto Gennaro e lo porto avanti, dico che Gennaro deve essere bravo, costante e deve essere fortunato, o come si dice in Calabria, deve essere culurutto, deve essere così il sindaco, e se le deve prendere le fortune, se le deve prendere. E allora 1 milione di euro il consolidamento della frana Fontana Vecchia, arriva 1 milione di euro ad Acqua Formosa per una frana, quando si erano battuti sempre tutti quanti per questo problema gravissimo che c'era. E io devo qua ricordare Papa Svincenzo Matrangolo, quando noi abbiamo vinto per la prima volta le elezioni, siamo andati a trovarlo, era in una fase delicata della sua vita, difatti da lì a poco poi ci ha lasciato, e mi disse una sola cosa: fai in modo che si risolvi questo problema, perché io ho la paura che qua andrà tutto quanto giù, cadrà tutto quanto, vedete cosa fare con questa frana che c'è. E con quella frana abbiamo fatto la riqualificazione urbana del comune di Acqua Formosa, quella villetta che c'è adesso da quella parte. Ma vi ricordate com'era prima? C'erano 5 fognature che erano lì, 5 fognature, senza che ci fosse la condotta per portarli poi nel depuratore, e c'era sempre una puzza quando passavi nella zona di Buonanima di Elvira, dove c'è la sezione adesso di Acqua Formosa. Abbiamo fatto la villetta e l'abbiamo dedicato agli emigranti, a tutte quelle persone che hanno dato la vita per il progresso delle proprie famiglie e per il progresso di questo nostro paese. 2007, rifacimento dei serbatoi comunali. I serbatoi comunali del comune di Acqua Formosa sono serbatoi a norma, e in 10 anni, dopo che col consolidamento siamo riusciti a trovare la perdita, e quindi tutto il paese ha l'acqua 24 ore su 24, cosa che non succedeva prima, abbiamo igienizzato i serbatoi. I nostri serbatoi sono igienizzati con le misure ISO e sono le certificazioni europee. Abbiamo avuto un solo problema quest'anno con una giornata di inquinamento, e sembrava, dopo 7.200 giorni che io facevo il sindaco su Facebook, sembrava che Acqua Formosa fosse ridotta all'Ilva di Taranto, dove si moriva di tumori. È come se qualcuno avesse negato il diritto all'informazione, diritto all'informazione. Il secondo giorno, quando sono arrivate le analisi, il paese era tappezzato dicendo che c'era stato questo inconveniente. Il secondo giorno, immediatamente, perché il fax era arrivato la sera quando era chiuso il comune, ed è stato immediatamente risolto. Zona Spela, aree degradate, 100.000 euro. Risparmio energetico da parte della regione, i pannelli solari che ci danno 10-15.000 euro di guadagno all'anno, 150.000 euro. Lavori di consolidamento del cimitero e le nuove tombe che abbiamo fatto, l'allargamento che consentirà